Buon appetito, eh? Allora, ci dai salita. Salita. Dile che mi sono costato molto sforzo che qua no. Venga, y estos amigos que nos estamos haciendo, perfecto. Vale. ¿Qué tienes a mesa? Mucho reír, tía. Berta, you're going to be in Airway, Bea, you're going to be in BCD, Danny, you're going to be in Education, Sample, and Talking to the Family, Maria, you're going to be in the IT, and Sonia, you're going to be with the material. Be ready to get the board, be ready to put monitor and pack to see what rhythm does we have, and 6 years, 20 kilos, okay? Okay. So to have a drug calculation here. Yeah. 20 kilos, approx 6 years. Okay. Yeah. And the family is here? But they are going to come. Okay. Okay, so 20 kilos. So everyone is here. What we have to do? Put on your ID. Let's go to the vital box and wait for them, okay? You can start preparing your doses, things if you want. Yeah, adrenaline. You can prepare Maria de Dilution 1 to 10,000 of adrenaline, okay? And you can take 0.2 milliliters. Yeah, so 2 milliliters. So. Yeah. Okay. Let's start. CPR is ongoing. You have time. Okay, let's take over, Fendi. You have to take over. Yeah, take over. 1, 2, 3, take over. Okay. Start 15-2. Put on the table and the pad. The board. Perfect. The board. Okay, board. Bea? 1, 2, 3, put the board, come on. 1, 2, 3. Now let's take a look at the rhythm. I can see the monitor. Okay, pass the monitor on. In the 15-2, let's stop just 2 seconds. Okay, Bea, stop. Come. Okay, we need to get an IV line as soon as possible. Do we have an IV line or No. Maria, you have 20 seconds. If not, go directly to the intraosseous one, okay? The time, please. Yeah. I've got it, thank you. Do we have an IV line? No. Okay, so going to intraosseous one, yeah. Yes, hold on. Do we have an IV here? What we have here. Berta, you don't have a laryngoscope. It should be a laryngoscope in the car. Try to look for it. I will take the intraosseous line. Choose mine. Okay. The medial tibia. 3 centimeters above the malleolus. Perfect. Okay. As fast as you can. Okay. Flash with saline to break the trabecles. Okay, one dose of adrenaline. It's adrenaline. Adrenaline? Okay, guys. Let's put the first dose of adrenaline and I'll tell the rest of the team. Thank you. 2 milliliters of dilution, 1 to 10,000 of adrenaline. And flushing. Perfect. Okay. Put in the first adrenaline minute of the first giving, cycle. Okay? Okay. In the first thank minute you. Of the cycle. Perfect. Guys, it's a drowning, okay? So let's take a temperature. We will have one just in the now that we started, and when we restart it, if we can, we'll take another one, okay? Temperature, yeah. Berta, you can try 35, perfect. Try to lubricate the laryngeal mask. If you can put it on, it's already lubricated, perfect. Okay, guys, we still have 40 seconds, 30 until the next re-evaluation, okay? Try to do the DT. So. No, can you take me from that a gasometry, okay. CBC, liver and renal function and some electrolytes? Okay. Okay. Is he what I'm doing? Is there an intervention?
graduation of the teacher. When you graduate, yes. Yeah, it's okay. Enough. Do we have a cup number here so we can measure to the title? Yeah, okay, let's put it. And you can put it in the monitor, Sonia. Thank you very much. Okay, guys. Who is going to change Bea? Sonia? Yeah. Okay, Bea, check for central polls and Sonia is going to take over in 5 seconds. 4, 2, 1. Okay, check central polls. I don't. Okay, let's continue CPR. Change with Sonia. You're feeling asystole. Non-shockable rhythm. Perfect. So we can. Let's take a look. Yeah, H's and T's. Hypoxia is checked, it's already intubated and it's well intubated. Do we have the CO2 measure? The title? Is it the line? No? Well, but he wasn't well ventilated. Yeah? Okay. And you're ventilating one every 4 to 5 seconds, okay? Squeeze and let it. Yeah, perfect. What rate, sorry? 10 to 12 per minute. Yeah, perfect. Hypoxia is done, hypovolemia, it doesn't look like because it was a drown, but we can start sleep in the next cycle after the second dose of adrenaline, acidosis. Do we have the results of the electrometry? No. Probably a little vital, but not to be worried now. Electrolytes, we don't have electrometry yet. So hypoglycemia, we don't have electrometry, but we can do a capillary one, a quickly one. And we have 40 seconds to reevaluate. Bea, you're going to change Sonia again, and we have to put the second dose of adrenaline, okay? 100. Yeah, because we put it in the first minute, so in the next cycle, it's going to be 3 more minutes. Okay. Yeah. Valeria, no hypoglycemia. No hypoglycemia, okay. And the T's, maybe in the next change, Sonia, do we have an ultrasound? Just to roll out cardiac troponin? It's not coming, okay. So we could roll out cardiac troponin or thrombolysin, but it looks like a drowning. And in the sample, we didn't have nothing else, more than the drowning, okay? Perfect. Okay, guys, 5 seconds to evaluate. Sonia, you check for central pulse, and they are going to change you, okay? 4, 3, 2, 1, check. Sonia, central pulse. Okay, still asystole, non-shockable rhythm. Bea, continue CPR, second dose of adrenaline. 2 milliliters of the dilution, 1 to 10,000. In the intraosis one, flashing. Perfect. Okay, adrenaline is given. Adrenaline is given, okay. We don't have the family to explain them the way we're doing? No? Perfect, Bea. Can I see the monitor? Okay. What? Yeah, no, but it's not facing it's not like happening in the monitor, but it was all right. So, is he moving or something? Let's start, we still have another minute until the revaluation because this can be part of the cardiac massage, okay, the CPR. Okay. It's the blood pressure, yeah. So, Berta, are you okay in that airway? Yeah? Perfect. Yes, do we need, can we call the ICU? Yes. Tell them about the patient. It's been 3 minutes now. And let's do a recap, okay? 6 years old, 20 kilos, drowned, temperature of 35. Asystole since he came here. We're in the third cycle. We've given 2 doses of adrenaline. We intubated him with the laryngeal mask in the second cycle. And rule out HSMT. We don't have the results of the gastrometry yet. And more like complementary tests, but we have the intraosis line. And anything else that I'm missing? No? Fine? Okay, 20 seconds until the next evaluation, okay? So 2 minutes. And Sonia, you're going to change there again? Perfect. Let's see where like it. Perfect. There, you're right? Yes. Okay. 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Okay, there, check for central pulse. No? No? So it's a pulse with electrical activity to continue CPR? Or we have a doubt because the rhythm changed? No? Can we change the central pulse? No, so continue. No? Continue. Okay, because the rhythm really changed. So we can prepare a position of adrenaline? Yes, let's get to the post cardiac arrest solution, okay? So, do we have a BP? He's tachycardic, he's in normal sinus, we don't have a BP low. Let's do a whole ABC.
So the A is secure with the laryngo mask. Okay. Ah, take everything off, okay. Yeah? Ahora sí. Ahora sí. Sí, que lo ordenemos nosotros, nos ha dicho. Que lo quitemos, vamos. A ver, es que yo no quiero. Ahora se notan, pero sí, no, Alessandra with the monitor, Francisco with the airways and Mary with the evaluation, and Bea for the compression, okay? And Julia with the drugs. So we have a patient in cardiac arrest, okay? So we have to prepare the monitor with the vascular access and the adrenaline. So let's prepare to take the pulse immediately. Okay. Yes, let's also prepare the rigid floor to do the compression. Okay. 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 We can also just alert the rescue team. Okay. Have you take the pulse? Okay, no pulse. So, okay. Yes, is that please? Let's take the time. Let's continue the compression. Let's put the electrode to see the rhythm. Okay. I go with the intraosseous access. Okay. Thank you. We have an access. Okay, so we are taking the time. Okay, to do it. Okay. Okay, and okay. We are also, let's stop for a second. Okay, let's okay, taking the pulse, please. Take the pulse and taking the rhythm. It's an active can we have an higher okay, let's continue. Let's prepare the first dose and do the first dose of adrenaline, please. Okay, I prepare adrenaline in solution 1 to 10,000, 0.1 ml per kilos. Okay, I administer the first dose of adrenaline. Okay, we have done the first dose of adrenaline. Let's continue for the compression, please. Be prepared for the next re-evaluation. Okay, guys. Okay. Okay, guys, 50 seconds to re-evaluate the rhythm. Okay, 50 seconds. Thank you. Okay, thank you. Okay. Okay. Julie, I put the laryngeal mask. Thank you. Okay. Let's re-evaluate the rhythm. And please take the pulse. Take the pulse. Is still in a systolia. Okay, still in a systolia. Okay, in 2 minutes we do the second dose of adrenaline. Guys, they found in a swimming pool. Okay. Okay. Allergy. Okay. Okay.
Francesca? Okay. It's we have a patient which was staying in a swimming pool, so it can be a polytrauma or allegamento. So we can alert please trauma center. Let's prepare some warm fluids and let's warm the room. We can also put the cervical collar and to stabilize the neck. And we can also check for the pelvis to ask for. Yes, okay. We can also ask for blood, some zero negative blood. Okay, because it can be a polytrauma. Okay, prepare a saline solution. Okay, thank you. Okay, yes, we can do the. Okay, yes, we have the collar. Okay, yes, we have the collar. We have the collar. The neck collar. Yes, cervical collar. Okay, so. Okay, guys, we can. 50 seconds to do another evaluation. Okay, I did the evaluation. Okay. Okay, let's change your rules and reevaluate the reasons. Okay, it's still in a sistolia. Okay. Okay, let's continue the hypovolemia. Can you do please do a warm bolus of saline solution? Okay, because it can be also a trauma, so an hypovolemia. Can you also do some blood gas analysis and glucose kit test for the causes? Okay, I'm trying also to warm him with thermic. Which is the temperature? Yeah. Okay. 35 degrees. Okay. So let's cover the patient and warm the room. Okay. Okay. Can you also send a toxic urine test? Okay, Bea. Continue. Okay. Okay, Bea. Okay, guys, so 15 seconds to reevaluate the reading. I three part at 2000. Okay, guys, let's change and evaluate the reason and the path. Okay, guys, let's finish the pizzeria. Let's continue and the pizzeria. Okay, so it can be also a trauma, but we are now at the trauma center and we are prepared for liquid and blood. As we consider negative blood available. Okay. Okay. We are waiting for blood gas analysis, glucose urinary test, urinary psychological test, and also test spray, and also echocardiogram. Okay. We are doing the causes analysis. Another policy. Okay, we can put the second. We try to put the second vascular access because. Can I take another
say another person. Yeah. Quanto? Okay. Okay. Ok, scrivi una pistolina. We are preparing for the third. We don't know the cause, but we suspect a polytrauma or annegamento. So we have done the cause analysis. We have done the Okay, so let's check the antifungal CO2. Okay. So we are waiting for 40, okay. So we are doing the analysis process. Hypoxia we are ventilating in. Hypovolemia we have done the one bolus of warm salt solution. We can also do the second. Okay. We are okay. Okay, guys, we are ready to reevaluate the rhythm that maybe change and the pulse. 50 seconds to reevaluate at 3:00. Okay, guys. So we are waiting for blood examination, in particular. Okay, guys, check the test. Okay, now we are in rost. Okay. So let's prepare and doing some revaluation from head to foot. Chiediamo se si muove. Does the manchino smooth the product while he breathes, or I don't see anything? Cioè si muove il, quando vedo espandere il coraggio. Un po' diverso, abbastanza stanco. Quindi nel caso ce lo vediamo. Ok. Quindi anche la presentazione noi la vediamo. Ok. Forse può succedere. Ok. Sempre di qua. Va bene, ragazzi. Allora, immaginando che c'è questo bambino di 5 anni, stava giocando a calcio in un parco, è stato colpito a terapia da una pallonata, il cavallo ha preso la raccolta e ve l'ha portato direttamente in percorso, quindi ha durato il bambino. Quindi abbiamo già il bimbo. Quindi non ci prepariamo. Okay, guys, we have a 5-year-old child. We can estimate 20 kilos. Please, easy, start with the evaluation. Okay. The quick look of the baby. So the behavior, body color, and breathing. Nothing. So, okay. I try to call him. Okay, guys, he's unconscious. Can you open your eyes? Call for help. Can you start calling for help? Yes, no, he doesn't respond. He's unconscious. Okay, please.
evaluate the pulse and the breathing. Okay, I do the gas for 10 seconds. Guys, the kid is unconscious. We don't know if he has a pulse. Let's prepare for the worst. Let's be ready for cardiac arrest, please. Okay. I don't feel the pulse and the super pulse, and I don't see breathing. Not breathing, right? Okay. Okay, guys. It looks like we have a child in cardiac arrest. Easy. Start with high quality CPR. We need the Carolina. Start with the Carolina. Start with the ventilation with bamboo, 100% oxygen. Luca, when you're ready, put on the CPR bar. Very, very well. Okay. Let's put on the monitor, please, and let's see the rhythm. Okay, guys. I think it's a good comparison. Can I get you help? Yes, I could. Okay. Okay, when the monitor is on, guys, please, let's do the evaluation of the rhythm. Okay? Rhythm analysis. Okay, guys, it looks like it's an asystole, so it's an untrackable rhythm. Okay, please look at VTest, try to put on peripheral access. I can't take the peripheral. It's a low voltage VFib, or it's an asystole. Okay, guys, it's a... Okay, guys, it's a low voltage VFib. It's a low voltage VFib, okay? Okay, so let's put on the pads. Let's be ready. It's a shockable rhythm, okay? It was a low voltage. It can happen. Okay? So let's be ready with the pads. Okay. Can I take the access? No. Okay, let's look at the... Okay? Okay, Ricky, when you're ready. I push the pad. Okay, are you ready? Okay, guys. Rhythm analysis. Stop. We already have the rhythm. Charge. It's 20 kilos. Okay, I push the jump. Okay. 2 per kilo, because it's the first discharge. Okay. Everybody go away. Everybody go away. Okay, guys, let's go away. Charge. Everybody go away. When you're ready. Charge. Okay, go away. Okay, discharge. Okay, discharge. Sorry, we had a problem with the monitor. Okay, okay, let's go. Okay, guys. Okay, guys. Okay, let's put on a more advanced airway, please. Let's try with the LMA, please. And then put on the ETCO2, please. Okay. Very well. Luca, please try to put on. Okay. Let's try with an intraosseous access. No. I try. Can I put the interbone access? Yes. Okay. Okay. I take the access. Okay. Very well. Start preparing the adrenaline for the next cycle. Okay. Okay, guys. Let's think why the kid could have had this kind of VFib. We know he had a trauma. We know that traumas can cause VFib. Trauma to the chest can cause VFib. So I think this is our main hypothesis. Okay, do you agree? We can also evaluate other causes, but I think this is our most probable cause. Okay, okay, very well. We can try to talk to the father, maybe know if he has any heart problem, why he could have had this kind of episode. Guys, give yourself feedback on CPR and ventilation, please. Okay, I think the ventilation is good. Okay, the ETCO2 is going up. No, it's still a little bit low, so we can maybe improve our CPR. Okay, easy. If you feel tired, let us know. I think I need a change. Okay, do you need a change? Okay. The entire is going up, as you said. Yes. Okay. Okay, guys, let's not do CPR if you're tired. Okay, we need high quality. Okay, very well, very well. 20 seconds to the revaluation. Okay. Okay, guys. Luca, have you prepared your adrenaline? Okay. 10 seconds. Guys, another thing that I can try to feel the pulse. 4, 3, 2, 1. Do you feel where the? Okay, guys. Okay, guys. What do you have? Still a VFib. Yeah. Do you agree? Okay. Let's go, guys. Let's go. Let's be prepared.
have the shock, please. The shock of the rhythm. Child. Very well. John with the massage, please. Let's not interrupt her CPR unless it's necessary. Okay. Charge, please. Charge, let's go. Okay. Go. Let's ready, everyone. Discharge. Okay, let's go, guys. No interruptions in the CPR, okay, please. Guys, let's go. Let's go. Very well. Okay, I was thinking about this thing. We can try to look for maybe an ultrasound. I think if the trauma, maybe it could have a pericardial effusion. It's not our main problem, but we can look for it, maybe. Do you agree? Yeah. Okay, let's go on, guys. Let's go on. It's a good quality. Okay, let's go on. Even if we have a rock, let's finish. Okay, but because maybe it's not still very well for you. So let's go on, let's do our 2 minutes. Okay? Luca, can you go look maybe? Maybe I can feel if I feel the pulse while you are doing. Let's start in. Maybe let's. Okay. Okay, guys, we already started. Maybe we had a return of spontaneous circulation, but let's help him right now because maybe his rhythm is not still perfusing. We didn't do the adrenaline. We had it ready, but then we saw this. I think that maybe we can still do it since he had a cardiac arrest. We're still almost at 20 seconds. 20 seconds. Can you go look for the ultrasound? Yeah. Maybe. 10. Freedom evaluation. 5, 4, 3, 2, 1, go. Okay, guys. Please, let's evaluate the pulses. We see we had... Okay, I feel the central pulse and also the peripheral one. Okay. Let's go on with the ventilation, please. Let's help him. Okay. Okay. Not very good. Boh. Posso? Sì, mettiamo qua. Grazie mille. No, ha preso la pallonata sul... Ha più la pallonata? Grazie. Cioè, capendo, ma non li posso mettere qua?
Io ci stavo la terza, mi ricordo di quello. La tavola, ragazzi, dov'è? Mi vedi se stai ricomando la stessa cosa? Ok. E per me va bene così. Grazie, bene. Cioè, non mi posso mettere tutto il video, dai. Ok. Un bambino di 5 anni sta andando al parco, a calcio, ha preso una pallonata al torace, è caduto, ha perso conoscenza, il papà l'ha preso e l'ha portato direttamente in pronto soccorso. Voi già avete il bambino davanti a voi. Okay. Okay. Ok, allora bambino di 5 anni, incosciente, iniziamo subito la valutazione, vediamo se respira e se ha polso. Respira, c'è polso? No? Ok. Non c'è polso, ragazzi, non c'è polso, siamo la chiama la rilevazione. Ale, appena puoi prendi un accesso. Sto posizionando le delle. Benissimo, iniziamo la rilevazione e appena puoi. Dite che c'è line. Hai di line? No. Ok, vai con il braccio. Parti della mano. Ok, vai, parti. Hai putti in trousse success? Sembra la fibrillazione ventricolare. Ok, perfetto. Si prende il massaggio e prepara. Ok, io sono pronta. 2 zoccoli, 1 chilo. Vai, inizia a caricare. Ok, sto caricando, continuate. Ok, sono pronta per scaricare. Fermi, via tutti. Scarico. Scaricato. Okay. Ale, prendi un intraosse e prepara un'adrenalina. Ok. È un accesso intraosseo, intraosseo zazzato. Volete che parli con i genitori? Sì, sì, io vado a parlare con i genitori subito, che abbiamo il peso del bambino. Sarà, se 5 anni sarà sempre di 10 anni. Vai, vai, Sanci. Allora io sento che si chiama quinto ciclo. Preparate l'adrenalina. Perfetto, adesso per favore, Ale, prendi. Un secondo accesso. Esatto. Trossa le prete. Mi dai che è il secondo accesso? Allora, da tanto ho preso solamente una pallonata sul torace e poi si è accasciato. Ragazzi, tutta l'analisi del ritmo. Siamo pronte? 5, 4, continuiamo. Sì, sì, sto partecipando. Vai, ok, fermi, analisi del ritmo, continua la fibrillazione ventricolare, preparo a caricare il bacio. Perfetto, Alessandro, nel frattempo, io vedo l'esame del sangue, mi preparo la fibrillazione. Ok, sono pronta, carico. Continua a massaggiare, che sta caricando. Allora ragazzi, abbiamo un bambino di 5 anni, fibrillazione ventricolare, abbiamo già fatto il shock, adesso stiamo facendo l'adrenalina, e quando l'adrenalina prova, la fai. Ok. Sotto. I'm putting the advanced airway. Okay. Hi, administer. 2 ml sotto adrenaline. Hai administered 2 ml of adrenaline and then a flash of normoxaline 5 ml. Sì,
Adrenaline done. I am putting an entire and also gets this too. Beh ragazzi, mi raccomando, seguite il ritmo, all'elettricità, domani con un per favore, adesso ascolta un attimo il torace per escludere un TNX durante la ventilazione, ok? Ok, continuate. Quindi abbiamo le condizioni principali, ci manca lega che è in corso, cioè, abbiamo fatto due shock e una adrenalina. Prossimo shock, facciamo la seconda di adrenalina. Ragazzi, continuiamo a massaggiare, 10, 9, 8, vai, un po' meno sinistro, 3, 2, 1, okay, analisi ritmo. Abbiamo un'attività elettrica, ok, mettiamo il polso, hai un tirapolso, right, ok. There is pulse? Does it tolerate the... Okay, so I'm... Okay. I'm meeting it. Pietro alle vie aeree, Michele al monitoraggio, Enrico al monitor e Alessio farmaci. Abbiamo quindi il bambino è già monitorato. Ok, il bambino è cosciente? Ok, si lamenta. Il colorito? Ok. E ha difficoltà respiratoria? Ok, vediamo un attimo il monitor, ovviamente già c'era, quindi controlliamo il monitor. L'accesso vascolare periferico è già inserito? Verifichiamo se funziona. Ok, funzionante? Ok, già in corso. Frequenza di 136, con una saturazione di 98, una frequenza respiratoria di 28, non vedo la pressione. Ok, misuriamo la pressione, se riesci. Chiediamo nel frattempo un ECG a 12 derivazioni, perché il ritmo non mi sembra sinusale, almeno dal monitor. Richiedo l'ECG. Ok. Allora, nel frattempo valutiamo le vie aeree. Le vie aeree sono verdi, eh? Ok. Perde il mantello, sento rumori della... No. Okay. Ok, però comunque la saturazione è 96, lo vogliamo aiutare con un po' di ossigeno. La maschera con ossigeno al 100. Ok, quindi stiamo applicando una maschera non rebreathing con ossigeno al 100%. Facciamo 15 litri minuto, la frequenza respiratoria è buona. Continuiamo giusto con la B per piacere. Ci sono segni di lavoro respiratorio, il torace si espande simmetricamente. Michele, il monitor, il ritmo. Ragazzi, vedo una traccia che non mi piace, vogliamo controllare un attimo il polso? Allora, non è più cosciente, ha perso coscienza il bambino? Ok, c'è il polso, via ventricolare con polso. C'è il polso centrale. 10. Ok. Michele, vediamo il polso periferico. Ragazzi, ok.
è compulso, quindi vogliamo iniziare un attimo a vedere. Tachicardia ventricolare compulso, sì, coscienza ancora conservata, rivediamo l'ECG a derivazioni. Giorgio, se per te va bene, rallento la velocità di inserzione del volo. Ok, va bene. Probabilmente potrebbero comparire. Perfetto, sì, Michele, subito le piastre. Sì. Alletto gli animatori. Grazie. Chiamiamo il cardiologo. Posizionate le piastre. Ok, dobbiamo... Come complessi lati. Sì, dobbiamo cardiovertire. Sì. Ok, perfetto. Quindi cardioversione sincronizzata, Michele, partiamo con 0,5 joule per chilo. Possiamo dire il peso? 20 kg. 20 kg, fatto con 25, metto sincronizzato, aspetto che si sincronizzi. Quindi non ti sei allontanato l'ossigeno. Sì, mi dico io tutto. Allora ragazzi, via tutti, anche l'ossigeno. 1, 2, 3, via. Caricato? No. Ok, quindi okay, sta caricando, sincronizzato e sincronizzato. Alessio, preparami la tenosina, potete comunque trattarsi di una tachicardia sovraventricolare con aberranza. 0,1 mg pro chilo la prima dose. Giorgio, abbiamo pronto 2 mg di adenosina che in caso la somministriamo. Ok. Il cardiologo l'abbiamo contattato. Abbiamo contattato il cardiologo e rianimatore, stiamo per somministrare l'adenosina. Abbiamo fatto la prima scarica, il ritmo è ancora così. Io direi di somministrare l'adenosina. Okay, allora posiziono il rubinetto a tre vie e faccio somministro l'adenosina a 2 mg e faccio un flash di 5 ml di fisiologico. Ok. Il polso non lo sento. Non c'è più polso? Non c'è più polso? Ok. C'è. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ce l'abbiamo. C'è il polso. Ok, quindi continua adesso la tachicardia ventricolare con polso. Abbiamo già fatto uno shock. Abbiamo somministrato la prima dose di adenosina. Prepariamo la seconda 0,2. Se volete ricarico. Vogliamo fare un ECA? Esatto, vogliamo fare un emogas? Facciamo un emogas arterioso. Facciamo un emogas arterioso e nel frattempo facciamo dei prelievi anche con, aggiungiamo gli enzimi cardiaci oltre al pannello di base, quindi profilo completo invece di infiammazione, epatorenale, emocromo, profilo coagulativo. Sì, giusto, se puoi fare un sample. Allora la glucosi? Vogliamo... Certo. Allora ragazzi, è il tempo d'assieme col bambino, prepariamo subito uno stabilizzante di membrana, calcio gluconato 10%, 0,5 ml per chilo. Sì, l'equivalente per chilo va bene, ma il segnale della saturazione non lo vediamo. Somministro... Non vediamo la Allora somministro 10 ml di calcio gluconato al 10%. Ok, vediamo. 10 ml di calcio gluconato per stabilizzare la membrana. Poi per ridurre la potassiemia facciamo un'infusione di insulina e glucosata. Sì, ok. Esatto, 0,1 unità pro chilo. Ok, 0,1 unità pro chilo di insulina in una boccia di 500 ml di glucosata e la mandiamo a 5-10 ml pro chilo ora. Dobbiamo continuare con la produzione della C, vediamo. Sì, va bene, nel frattempo noi pensiamo ai farmaci. Allora, prefill time? Ok, però non possiamo idratarlo perché comunque il cuore... Allora, ho 2 unità di insulina che praticamente alla glucosata al 10% di cml, quindi forse 100 ml di glucosata al 10%. Va bene? Ok, adesso la lo stiamo infondendo. Sì.
segni di precarico, veloci. Alessia, prepara subito. Ok, prepara subito la stessa cosa. Allora, nel frattempo prepara quattro grammi profilo di salbutamolo. Ok. Facciamo un altro shot da fare in vena. Sembra un DP presenti, QRS stretti. Va bene, quindi ragazzi, al sembolo sostanzialmente la storia che ci hanno detto era comunque una disattivazione che aveva cominciato la terapia con tutti e all'improvviso hanno sentito il monitor che faceva un suono strano, per questo ci hanno allenato. Va bene, okay. Ok, la pressione è risalita, i parametri sono stabili, va bene. Federica sta ai farmaci, Morena al monitor, Claudia Leghiere, Sofia le confessioni, Chiara la sentita, gli altri leader e la scena è sicura. Il bambino in questo momento è cosciente, risponde, prova, ok, si lamenta un po'. Come respira? Ok, com'è la cute? Ok, ha dispositivi connessi, accessi venosi. In corso? Sì, in corso. Fluidi in corso, allora interrompiamo i fluidi che sta facendo. Dopo io. E, ok, interrompi. Quanti accessi ha, uno solo? Ok, nient'altro medico, quindi monitor e accesso. Ok, allora partiamo con la valutazione. Le diere sono perdie, la lingua è normale. Ok, e sentiamo l'ingresso aereo, intanto vediamo una saturazione al 98% e respira, abbiamo detto nuovamente come dinamica, ci ha detto già. 5. E senti i rumori particolari, Claudia? Ok. I suoni sono normali. Valutiamo l'espansione del torace, è simmetrica. Perfetto, passiamo allora alla C, vediamo una frequenza cardiaca di superiore 156 e i polsi ci sono? Centrali, periferici. Beh, senti? Allora, centrale si sente bene, periferico sembra un po' debole. Prendiamo la pressione. E il tempo di respiro.
Ok. Il tuo nick è andato giù. Posso prendere già un altro accesso? Provo a prendere un altro accesso. Riesco a prendere un secondo accesso? La pressione funziona. Okay. La sta prendendo, intanto facciamo un ECG a 12 derivazioni per vedere meglio questo ritmo. Ok, è un attacco cardiaco sinusale o vedi i ritmi strani? Ora è cambiata. È diventata una tachicardia ventricolare. Senti se c'è ancora il polso. Il polso è presente. Ok, ok. Tachicardia ventricolare monomorfa con polso. Ok. Allora, visto che erano in corso dei fluidi e dei farmaci, comunque Fede manda, facciamo degli esami, e dato che abbiamo l'accesso facciamo. Ragazzi, un attimo, è anche indietro, a 70 su 29. Ok. Fluidi. Esatto. Allora, intanto siamo in presenza di una tachicardia ventricolare monomorfa con polso. Polso con scompenso di circolo perché abbiamo una funzione di Ok. Quindi dobbiamo cardiovertire. Esatto. Okay. Abbiamo un peso preciso del bambino. Ok, quindi lo stato di coscienza è ancora alterato, bambino, bambino. Ok, Claudia, metti il suo ossigeno, poi la maschera che si guardi su di qui un minuto. Statura 96. Ok. No, esatto. Ok, quindi cardiovertiamo e il peso? 20 kg. Ok, sto sincronizzando. 20 per, aspetta, quanto facciamo? Ho fatto 25, parto da un joule, pesa 20. Ok. Ok, siamo pronti, lontano tutti. Ok, faccio la prima scarica. Va bene. È ancora basso di pressione. La diurnosina? Okay. Ricontrolliamo il polso. Forse c'è ancora... Sì, il polso è presente, centrale e periferico. Allora, intanto i fluidi, abbiamo fatto un solo bolo, giusto? Non l'abbiamo ancora fatto. Ok. Ci sono segni di precarico? Ok. Basta fare un bolo. Possiamo fare un volo da 10 per chilo? Okay. Siete d'accordo? Sì. Abbiamo allertato anche il cardiologo. Vai. Adesso faccio un ballo di chiamiamo il cardiologo. Ok, allora faccio un ballo di SF da 10 ml per chilo in 10-200. Quindi 200 ml. Allora, il ritmo, riprendiamo un attimo la situazione in mano. Abbiamo fatto una scarica e il ritmo non è cambiato. Quindi possiamo fare una seconda scarica. Allora, ragazzi, sincronizzo. Ok. Facciamo due joule, due joule per chilo, quindi 2 per 2, 40. 40 ho messo 50. Perfetto. Ok, ricarico. Via tutti. Ok, lontano tutti. Scaricato, seconda scarica. Ok. Allora, intanto vogliamo andare avanti un attimo con la valutazione. Esatto, completiamo la valutazione. Tutto chiaro per sé? Della D2 sempre poco responsivo. Ok, come sono le pupille, Claudia? Ok, e glicemia? Ok, abbiamo detto rash non c'è nessuno, ci sono altri segni strani particolari sul corpo. L'altro accesso è pulito. Temperatura corporea? Ok. Fai un sample, ok. Ok, intanto siamo ancora in pressione. La pressione è ancora 70 su 29. Ancora un altro bolo. Quindi in realtà possiamo fare un secondo bolo di fisiologico. Ok, ci sono segni di precarico su comparsi visto che abbiamo fatto il bolo? Ok, il primo bolo ci sono? No, non ce ne sono, solo che continua a essere una tachicardia ventricolare con polso ancora presente. Esatto, però comunque da un tipo tensivo, quindi possiamo provare
ad andare avanti con i fluidi. Con i fluidi. Facciamo altri 10 pro chilo. Faccio altri 200. Sì. E come farmaci? Allora abbiamo chiamato io chiederei a collega. Se è arrivato. Esatto. Okay. È arrivato Lega. Abbiamo chiesto Lega quando dall'accesso è arrivato. L'emogas analisi. L'emogas analisi si è spiegato. Siamo in presenza di una ipercaliemia. Esatto, okay, quindi prepariamo il calcio glutonato. Facciamo da un accesso il calcio glutonato dall'altro. E dall'altro. Allora faccio un push da 60 mg chilo che ne abbiamo detto tutti i miei. Il campo comunque non di rimente, non ha fatto farlo, se non ha le tecine, non ha fatto quindi un grammo e due. Okay. Intanto prepara anche la soluzione glucosata e l'insulina. E te Claudia, allora visto che sei leviere, prepara un aerosol con l'albuterolo. Sì. Okay. Mentre facciamo un'altra cardioversione. Sarebbe la cerchia, però. Insomma, comunque lui continua ad avere la tachia ventricolare. Quindi aspettiamo c'è l'infusione per la correzione dell'ipercalemia o vogliamo agire il cardiologo, intanto l'abbiamo chiamato. Il cardiologo è stato sì, l'ho chiamato. Okay. Chiediamo se è arrivato, il cardiologo è arrivato. Okay. Non ha patologie, c'è cardiache. Non ha patologie, ho messo da 8 gocce di salbutamolo. Albuterolo, ok. Ah, albuterolo e salbutamolo. Ok, ha finito il calcio glutenato. Abbiamo due accessi comunque, quindi puoi fare il calcio glucosato. 40, faccio 2 ml chilo di glucosato al 25, quindi 40 ml di glucosato al 25%, con 2 unità di insulina che sono 0,1 pro chilo. Ok, e stiamo facendo la anche l'albuterolo. Ok, perfetto. E facciamo una valutazione, vediamo. Sì, sta cambiando il ritmo. Sta guarda che sta cambiando il ritmo. Okay. Ok, ragazzi, i parametri iniziano a stabilizzarsi, il ritmo del CG si sta normalizzando, saturazione 98. Però rimane, la pressione rimane ancora un po' bassa. Okay, intanto rivalutiamo ad Annelito, quindi ieri sempre ferie e a posto, l'aria entra bene, Claudia senti se entra bene l'aria, la saturazione va bene. He's pale, he's seizing. Okay, so guys, I will need you to copy this code. He's take care of the airways and then he's of the circulation. Alan, we start monitoring the patient. And Julia, as soon as possible, I'm an ambulance to this patient because it's 5 minutes seizing. Please, Rocky, start with the timekeeper and start the timer. And we need help, please, for help. Okay, guys, it's estimated 20 kilos. Okay. Okay, Julia. And the midazolam, 0.1 intramuscular, right? 0.2 intramuscular. Okay. Okay, are the airways patent? Yeah. I hear bilateral air entry with symmetrical chest expansion with midazolam of normal sound. It sounds normal. Yeah. Okay. I'm going with midazolam. Yes, yes, go ahead with midazolam. Okay. Done. Okay. Yes, normal pulses. Bilateral and peripheral one are strong or weak, peripheral pulses. You should be able to help you. Yes, I think it's a little weak, but okay. Normal pulses, capillary effect time? 2 seconds. Okay, normal sounds of heart, no murmurs, I think. Okay. No liver? No liver. Okay. Okay, the patient has sinus tachycardia.
blood pressure is measuring and the saturation is normal. Actually, the respiratory rate is a little bit lower, so we need to bag the patient. Can you give me the bag and mask? Are the pupils round, equal and reactive? Okay, just cut it, make sure there are no secretion, nothing, no secretion. And start bagging the patient because we... Does he tolerate the OPA? Okay, perfect. I'm going with an IV line. Okay, so we give the I'm starting bagging him because the respiratory rate is low. Yeah. Did I get the IV line? Yes. You already gave the midazolam intramuscular and then so I'm taking blood samples for a blood gas analysis, biochemistry routine, and for toxicological screen. Yes, sure. Maybe we can check for capillary blood sugar. Yeah. And Kate, please go ahead with the evaluation. Okay. The pupils are round, equal and reactive, or are asymmetric? Asymmetric. And one is bigger than the other. The guys, let's focus and the monitor. Blood pressure is really high. So we suspect a high intracranial pressure. Yes. Yeah. Maybe we need to start. Maybe it's a trauma, so maybe the cervical collar. Yes. Yeah. Does he have any signs color? Of trauma? Head trauma. Head trauma. No external signs of trauma. No external sign. So. Now, Kate, we can put it at 30 degrees. Yeah. Okay. Dennis, keep focus on your blood pressure. Dennis, you hear me? Guys, it's 2 minutes since the first midazolam. Okay. Is he seizing? Is the patient still seizing? Or no longer seizure. No longer seizure. Okay. We have the capillary blood glucose. Okay, perfect. So we started the neuroprotection, so we put in 30 degrees. Maybe we can start the entire CO2 with capnography. Okay. And then. You're using a bag. Yes, we don't have the. Nasal one. Nasal capnography? No. Okay. Okay. Okay, maybe we can try to, if you tolerate it, it's unconscious. Yeah. Or if you tolerate the laryngeal mask. And then Dennis, keep focus on the blood pressure because we suspect a high intracranial pressure. I checked his ventilation. At a high map. Okay. What do you say about hypertonic bolus? Yes, and now we start the hypertonic solution, 3%. And okay. Also we can start the IEG monitoring. IEG monitoring. EEG. Yes. We don't know. Okay. Okay. Temperature, body temperature of the patient? 36. And no bruises, no blood, no nothing? No head is okay, no fractures? I can't feel any fractures. I placed the laryngeal mask. Perfect. I'm considering also the radiologist. And I'm paying for him. Okay. Scan. It's good, it's ventilation. I think it's okay. Okay, so Ale, parameters? The patient is still bradycardic with a sinus bradycardia. The pressure is going up. Now it's 165, so it's growing. Its saturation is normal and it's entitled CO2. Okay, maybe it's a pre-cardiothorax condition. Be ready for CPR. Okay. And also we are going to place the patch. Well, we'll be ready. So we go call for alpha. PQ. Neurosurgeon. Neurosurgeon, okay. Yes, maybe we know if the history of this patient. Okay. If it's a no. I think it is a risk of herniation, maybe mantle. We can consider mantle. Yeah. Okay, let's check another blood gas. Maybe we have the first one. Not yet. Maybe Kate, you can start increase the rate, ventilation rate, because it's an impending admission. Okay. Okay, so guys, can we do a recap? We are 5-year-old boy, 20 kilo estimated, with high Cushing syndrome, high intracranial pressure, with a seizure that we treated, and now we are neuroprotecting it, with hypertonic 3%, ahead 30 degrees, the temperature are still good, and jet ventilation. Because and parameters are good, we are providing for perfusion of the blood. Okay. And now we are ready to start CPR if he is going cardiac. What do you think about? Okay. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.
abbiamo fatto la convulsione, collare, abbiamo pensato al manipolo, però io abbiamo fatto ripercorrere. Sì. Si era avanzata, aveva fatto la pizza, aveva più cose era a posto, perché non ce l'aveva, non sapevamo bene la storia del paziente. Ah, non aveva una storia, una novità. E perché abbia detto che sono in perdono. Ok. Ok, thank you. Ok, allora ragazzi, abbiamo un bambino di 5 anni con convulsioni e se mi date una mano, quindi riposizionate ai vostri posti, Francesca Leviere, Sara alla visita, Marta al monitor, Celia Farmaci, ovviamente mi dà una mano con l'anamnesi. Sara nel video delle convulsioni, respiro, ok. E allora lo monitorizziamo, prendiamo per piacere due accessi e possiamo mettere una maschera non re-dripping 10 litri e iniziamo, il bambino ha delle convulsioni da 5 minuti, quindi iniziamo con un primo step con diazepam endovena 2 mg in profilo, quindi il bambino, quanto è il peso del bambino? Lo abbiamo oppure lo abbiamo? Questa maschera non è messa da 10 litri, non è breaking mass. Quanti? 20 kg, quindi facciamo 4. Esatto. Ok, faccio il diazepam intravenoso 4 mg. Benissimo, nel frattempo monitorizziamolo, vediamo se abbiamo delle informazioni a monitor. Ragazzi, la frequenza respiratoria è 5, quindi cambierà il cambio presidio, inizio a ventilare. Abbiamo il dispositivo, iniziamo a ventilare. E Celia, poi per piacere puoi prendere anche degli esami, un ECA e anche un tossicologico. Psicologico, e come sono? Iniziamo una valutazione di aerei, come sono? Ok, preso gli esami collega. Lo visitiamo, vediamo se ha diciamo una reazione all'ascoltazione. Senti qualcosa, Sara? Non mi sembra che penetri molto bene l'aria. Non penetra bene bilateralmente o soltanto da un lato? Bilateralmente, sento dei crepiti. Crepiti bilaterali? Cos'è che sento? No? Va bene? È pulito? È pulito, perfetto. Okay. E tempo di refill?
few seconds. La pressione comunque se me la puoi prendere e valutiamo i polsi sia centrali che periferici. Ok. La glicemia quant'è? Glicemia. Ok. E la temperatura com'è? Ragazzi, si sta progressivamente bradicardizzando, 65 minuti. Io okay. La pressione non riesco a prenderla. Il defil è 2 secondi, già l'ho chiesto. Ah, delle alterazioni sulla cute? Ok, perfetto. Allora, ragazzi, siamo a 60 di frequenza cardiaca. Lui le crisi continua ad averle, nonostante l'infusione che abbiamo fatto. He still on crisis? He's still on crisis. Scissors? Scissors? Okay. Allora, la crisi convulsiva l'abbiamo passata. Ragazzi, controlliamo continuamente il corso. Ragazzi, siamo in tachicardia 57 di... Lo stiamo assistendo dal punto di vista respiratorio. Questo comunque determina una bradicardia. Dobbiamo... Le pupille come sono? Asimmetriche. Allora, ragazzi, sospettiamo un'intossicazione da organo fosfati perché il paziente appunto era in un ambiente, diciamo... Esatto, c'è una bradicardia, non prende farmaci, quindi possiamo procedere prima a una somministrazione di atropina a 0,02 mg per chilo. Il bambino pesa 20 kg, okay. Quindi procediamo alla somministrazione di atropina. Quindi è come il caso di ieri. Ragazzi, abbiamo anche però un'ipertensione, quindi ipertensione, anisocoria, bradicardia, sospetto in realtà adesso un'ipertensione endocranica, quindi procediamo a innalzare un pochettino il capo a 30 gradi, e iniziamo anche alla somministrazione di mannitolo e oltre al mannitolo successivamente anche un'ipertonica al 3%. E okay. Per favore, Fra, se puoi ventilarlo un pochettino più... Mannitol è il 2,5. Dai uno ogni 2 secondi, almeno una ventilazione di 30. Benedetto, puoi chiamare il rianimatore, altrimenti il radiologo per eventualmente farlo andare, e un altro. Ok, perfetto. Okay. Sì, chiamiamo anche il rianimatore che va intuffato, il paziente va intuffato. Okay. I connected the hypertonic solution. Yes. Ok, i polsi sono sempre presenti? Ok. Stiamo procedendo con le infusioni di diversi farmaci. Dal punto di vista cardiocircolatorio abbiamo ancora una pressione che è alta. Ok, perfetto. Ok, siamo migliorando dal punto di vista della frequenza cardiaca, ragazzi, quindi stiamo andando bene. Facciamo una rivalutazione, allora, le vie aeree sono sempre pervie, non abbiamo un'alterazione, dal punto di vista del respiro è cambiato, cioè siamo sempre in una situazione di stabilità. Sembra che inizi a migliorare con la ventilazione. Is it going better with the ventilation? Ok. Yes. No rumors, no pathological rumors. Ok, perfetto. Right. Allora, la pressione sta scendendo, 110 su 80. Ci va bene, 110 su 80. La frequenza è 90. Ok. Dal punto di vista cardiocircolatorio abbiamo un tempo di fila che è sempre di 2 secondi. Prepararmi una maschera laringea. Okay, pressione abbiamo detto che è buona. Poi mettiamo intanto una maschera laringea, ma dobbiamo intubarlo, ragazzi, è importantissimo intubarlo, quindi ok. Intanto posiziono maschera laringea. Glicemia sempre buona. Posiziono il capnografo. Rimasta buona. È cosciente. Temperatura sempre la stessa. Ok? Non abbiamo sempre alterazioni a livello cutaneo, quindi l'abbiamo rivalutato, le condizioni sembrerebbero lievemente migliorate. E, attendiamo il naso di loro. Bravi, bravi. Bravi. Anesthesia. Let's do move to B, Paola. Yes. Okay. Any chest movements? Is it symmetrical? Okay, and the auscultation. Aspettiamo. I hear bilateral and no sounds. Okay. Okay, the respiratory rate is 25.
Okay, and the saturation is 98. Okay, so B is fine. Let's move to C. Yes. Okay, the pulse are central present and the peripheral is weak. Okay. No, it's present. But yes, it's present. Okay, the cardiac pressure is 90/53, so it's okay. It's okay, it's normal. And the cardiac is normal. So tachycardia, pulse. Yes, okay. The extremities, the feel. Okay. Okay. He's seizuring. Okay. So I'll start the time. Yeah. So we okay and try to put an IV line. Okay. And try to run a arterial blood gas. Okay. So an AVG. Do I manage to put an IV line? Yeah. Okay. I don't know if I want with the reservoir, but I'm giving him with the I put the in case we need. Yes. Okay. Over 3 minutes. Please, Ale, can you look at the pupils? Yes. Okay. How are the pupils? Is it one? Symmetric. Okay. So we have to temperature is 36. Check a blood glucose test. 100. So he's seizuring. He has 3 months. He's been lethargic since the day. We don't know why he's seizuring. We run ABG to see the electrolytes, so plus calcium and magnesium. The glucose is fine. The pupils are fine. The temperature is normal. The temperature is normal. So we are cleaning up. Yes, I go do sample with mom. Yes, see the other time. Okay, I will check the time. Okay. We have to maybe put it in sicurezza. So if he's vomiting, this way. Okay. Okay. Any secretion? No. No secretion. No secretion. No secretion. No vomiting. Okay. Shall we recap one way? Yes, we had a 3 months infant with lethargic since the day. The vitals were fine. He has started seizing 2 minutes ago. So if he keeps on going another minute, we will do my last one, 0.2 milligrams. I already prepared 0.8 milligrams. Yes. Do we have an ABG in the meantime with the electrolytes? Okay, another minute. Okay, so let's keep monitoring him and see if he throws up or if the vitals are okay. So the respiratory rate is 6, so maybe we should let's take him down. Can I have a bed? Yes, we have to start ventilating him. Okay. He's conscious. Do we want to put something under his back because he's an infant? In the meantime, ventilate him. So we put a spessore under the Is a healthy infant, nothing. In the last 1 day he was a little bit lethargic and he eat a little bit less, but anything the mom doesn't know if he has any allergies, no past medical history. Okay. It's 3 minutes since the first dose of midazolam. Okay. Yes, it's easy. I administer 0.8 milligrams of midazolam followed by a flash of physiological solution of 10 ml. Okay. So, do we have the blood test, the ABG? Yeah, but I want to know the pH. So, 7.1, the CO2 is 80. Okay. Carbonate? Is 24. Okay. Okay, what about the calcium? Calcium is 10. Okay, what about potassium? Potassium is 4. Okay, the other electrolytes are okay? Sodium? Sodium is 116. Okay, so guys, we have a case of hyponatremia. Okay, so it's very low, so we have to go to the security of 120-25. Yes. So we have to push saline 3 milliliters kilo, so you can administer it. So it's 12. I call and house yesterday. Hi, I'm Christina.
Okay, we can answer the information. Yes, we can repeat it 3 times if it's necessary. Let's see the seizure. Okay. The seizure stopped. Yes. Yes. Okay. But also the respiratory rate is low. Okay, you continue in bed. Yes, the ventilation. Okay. Check if the ventilation is asymmetrical. So the seizure stopped. Yes. Okay. So okay. We have a 3 months infant. With lethargic since the day that came to ER, he was lethargic but he was breathing fine. He starts seizuring. After 3 minutes, we give a first dose of benzodiazepine, midazolam, and at the EBG there was a case of hyponatremia, and we did the first dose of soluzione al 3%. Okay, he stopped seizuring. Yes. We can reevaluate it. Is the mom here in the meantime, or so I can? Okay. Thank you. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Sorry, you said. Grazie. Oh, yes. Grazie mille per i prossimi. Sì, sì. Tieni, vuoi fare un altro po'? Thank you so much. Thank you. Thank you. Vale ai farmaci, okay. Vale alla time record. Com'è l'aspetto neurologicamente? Dosaggio. Ok, respiro? No. Ok, colorito cutaneo? Ok, allora ragazzi, iniziamo a posizionare i monitoraggi, prendiamo saturazione. Io ieri sono bello. Aperto di manzo. Le vie aeree sono belle. Abbiamo un altro video, so che deve venire a Snapchat. Ok, abbiamo che potrebbe diventare instabile e quindi se tenere pronta dovrebbe venire qualora avessimo bisogno. Mi sembra che trasmetta bilateralmente, giusto? Trasmette bene bilateralmente, mi sembra. Ok, quindi vie aeree perdite. Dunque vediamo, ha 98% di saturazione, abbiamo detto il respiro va bene, come respiro trasmette bilateralmente. Convulso. Ok, allora mettiamo subito una cannula orofaringea, prendiamo un accesso venoso. Sono riuscita a prendere un accesso venoso? Ok. Periferico? Ok. Ho posizionato la maschera orofaringea, lo ventilo. Ok. Ok.
preparati mi da zona a 0,1 kg 5 kg, 1 e mezzo. Ok. 5 kg abbiamo detto 5 kg. Ok. 0,2 mg chilo. Ok. Okay. 5/10 1 mg. Ok. Ho del midazolam. 0,2 mg chilo, pesa 5 kg approssimativamente, quindi 1 mg di midazolam. Aspettiamo un attimino e poi glielo facciamo. Allora, intanto facciamo un'emogas analisi e un destro stick. Ok. Emogas analisi e un destro stick. Datemi tempo per quando fare midazolam che è pronto. Ok, abbiamo frequenza cardiaca 159, tachicardia. Ok, tachicardia sinusale, sta ventilando correttamente? Perché non lo sta ventilando? Perché incosciente, sta convulsivando. Ok. Sta ventilando. Ok. Controlliamo anche le pupille. Controlliamo le pupille. Ok. Quanto è passato da quando ha iniziato a tachicardia? Okay. 1 minuto e 15 secondi. Ok. Destro ce l'abbiamo? Destro sì, glicemia. 100, ok, perfetto. A 2 minuti la facciamo. Ok, facciamo la prima dose di midazolam. Sono bastati 2 minuti più o meno. No, mancano 10 secondi. Ok. Raga, facciamo la prima dose di midazolam. Facciamo il midazolam. Ok, ho fatto la prima dose. Ok, allora lo stiamo ventilando in maschera. Ossigeno al 100%. Ossigeno al 100%. Abbiamo fatto la prima dose di midazolam, lega in corso, la glicemia è normale. Abbiamo detto le pupille sono normali. Sì, sì, e, ok, la crisi convulsiva non si è risolta. La temperatura corporea? Ora meno. 36. Ci vede meno che convulsiva. Ok, la temperatura 36, ok. La pressione 90-53. Ok. 3 minuti fa la pressione. Va bene per essere in lattante. Ok, la pressione è normale, è normale peso. Ok. Facciamo le più, continuo a ventilarlo. Continuo a ventilarlo. Abbiamo gas uscito, abbiamo gli ioni. Fai recarco base. Ok, manca un minuto. 4 minuti dall'arrivo, 3 da quando è iniziato a convulsivare, fare un recap. Mi preparo la seconda dose nel caso. Prepariamo la seconda dose di midazolam, quindi abbiamo ragazzi lattante che ci è arrivato letargico. Non sappiamo nient'altro. Come respiro andava bene, pallido, frequenza cardiaca ricomposta, ricomposta, sta convulsivando. Ok, prepariamoci a somministrare una seconda dose di midazolam. Anche per 1 minuto e 20. Aspettiamo. Ok, intanto avvertiamo anestesista e neurologo. Vi chiamo l'anestesista. Mari, metto una via avanzata. Vieni quanto prima è possibile. Proviamo a continuare a ventilare la maschera. Ok, possiamo prepararci per una via avanzata. Ok? Se fosse qualcosa di cardiaco. Non sappiamo niente di questo paziente, se assumeva farmaci. C'è la mamma. C'è la mamma. Ok. Vabbè, intanto chiedo alla mamma. Qua continuo a convulsivare. Continuo a convulsivare? Ok. Mettiamo in posizione di sicurezza. Facciamo la, continuiamo così. La crisi non si è risolta, facciamo una seconda dose di midazolam. Anche se sono passati. Ok. Anche se non sono passati. Sono passati? No, non sono passati. Allora aspettiamo. Aspettiamo. Devono passare di nuovo. Ok. Però comunque non si è risolta, sta continuando. Però l'abbiamo stabilizzato, viene stabilizzato, i parametri vitali vanno bene, aspettiamo i numeri corretti per somministrare. Ok. Okay. Facciamo un ECG a 12. Facciamo un ECG a 12 derivazioni. Hai passato il minuto per l'emogas? Io da niente, è un giorno che sono lì a stare. Cosa vuoi sapere? Elettroliti? Potassio, calcio, sodio. Ma digli una parola, potassio? Potassio 4. Okay. Ok, calcio? 10. Ok, sodio? Sodio? 116. 116 raga. 116. 16, no? 16. E basta. 16. Sodio, ok. 10, ok. Prepariamo un bolo di per questa volta 4 ml/kg. Sì, sì, la ganglioglicemia. Ok. 4 ml kg di ipertonico al 3%, 20 ml perché pesa 5 kg.
Ok, abbiamo fatto. Sono fatto. Ok, somministrato. Perfetto. Sta ancora convulsivando? Sì. Facciamo la sì. 5 minuti, poi fare la somministrazione. Devo prendere. Ok, aspetta di convulsivare. Perfetto. La saturazione va bene? Ok. E non secondo accesso venoso. Ce l'ho fatta? Yes. Ok. Mandiamo degli esami, mandiamo emocromo, indici infiammatori. Potrebbe avere anche una sepsi tardiva, mandiamo anche un'emocoltura. Ok, esami completi anche con emocoltura. E una, un tossicologico. Le pupille le abbiamo guardate? Sì, sono normali. Ok. E alla VPU lui, eh? Ok. Allora. Facciamo un recap. È sempre incosciente, un paziente? Sì, la cosa. Un attimo gas. Sì, la cosa. Ok, le pupille sono... Okay. Ok, allora ha smesso di convulsivare. Le viere sono stabili. Le viere sono stabili, sta ancora ventilando. Guarda, posso ventilo bene? Ascolta un attimo. Facciamo un attimo gas tra poco. Sì, per vedere se può operare. 150 gradi di frequenza. Poi impostiamo pure in utero. Sì. Anche il posto. Okay. Dipende dalla pressione. Non c'è spazio. Ah, scusa. Ok. Se non convulge più, impostiamo un mantenimento di sì. NaCl. Sì, ma non c'è più. Di per peso. Ok. Ok. In 4 ore. Ok. Allora, impostiamo un'infusione con ipertonica al 3%. Un ml di ok. Ok. Quindi vado a scrivere. Ok. Thank you. Ok. So guys, good girls wearing mask on and start to monitorize the questions. So what about the consciousness? What about the consciousness? Is that conscious? Conscious but he's moaning. Good morning. Morning. Okay. And what about the breathing? He's breathing normal. Okay, normal. And what about the body color? He's pale. Okay. Has any bleeding, something to see better we can see now? No. So Ari, okay, continue. Start with the evaluation and put the neck collar. The color is pale. No, the color. The color. Okay. Then the red ring. Yes. Okay. Yes. Okay. Put neck collar. Okay. Is the trachea in axis? The trachea in axis. It's normal, okay. Is the airway patent? Any bleeding in the mouth? No bleeding in the mouth. Okay. Saturation? It's 99. And respiratory rate is 10. Continue evaluation, Mattia. Okay. The chest is expanding bilaterally. Expanding bilaterally. Okay. Ear pass bilaterally. Ear pass bilaterally. No abnormal sound. Normal sounds, okay. Any sign of distress? No. No. Respiratory distress? Yes. No. No respiratory okay. Distress. Capillary refill? Is it 4 or 5 seconds? 4 or 5. Okay. I check the pulses. I feel both the pulses. That's correct. Okay. Normal. Okay, a little bit weak. Enlargement of the liver? No, but he complains of pain when he puts on the okay. Is the, yes. The abdomen is okay. Okay, that's and the pressure is not quite normal. I'll answer the pressure. 90 and 90. So now you can try to take the line. I'm trying to get an EV line, but if I got one, it's not possible. Okay, try so the other way. I'm trying the other arm. Is it possible? No, there is something on the leg. No, so I'm trying to take an intra bone. Okay. Okay. Yeah, this morning is possible. And of course, I will do also an aesthetic. So I'm doing
I'm trying to take the intrabone, okay? And also I will do something for the pain, yeah. Okay? I'm going to prepare fentanyl for him. Now it's possible, yeah, okay. Lidocaine. Okay. We take the line. The IO. Okay. So guys, take the blood gas and glycine, okay? I'm taking it. Blood gas and glycine. Guys, the respiratory rate is going down, very down. Okay, so start with the respiration. Check the pulse. Pulses, I don't feel. Whatever you feel. Okay. Present. I don't feel. No. Not the central. No, the central and the peripheral. One is correct. That's correct. Check. I'm calling the anesthesiologist. Yeah, thank you. No pauses, guys. Okay. Let's start CPR. Right. Okay. So, guys. Okay, perfect. So, guys, continue with the. Timer. Guys, it's possible that there is a non shock barrier. We go to no pulse. Yeah, except that. And guys, when you're ready, I am. Yeah, the backboard. When you're ready, Ayana. Yes, I'm back. Okay, Ayana. And I heard the sounds. Yes. Okay, so guys, when you're ready, we have to start the adrenaline. Okay, Ayana. I am ready for the adrenaline. It's 0.01 milligram kilo, so it's 2.5 ml of 1 to 10 mila, and I'm ready to do it. Okay. Okay. Okay, so I'm doing adrenaline from the intrabone access and a flash of physiological 5 ml. Okay. So guys, so we have a Fabio zone, correct? Yeah, with it. Only trauma is possible. Okay. And think about now in a non-shock rhythm, we do the first adrenaline, so the timer starts. Prepare just in case for at the 4 minutes the other adrenaline. So guys, think about we call the anesthesiologist. Okay. Okay, and we have the blood gas in place. Okay. So we think about the causes. Okay. So it's I see also the distension of the abdomen. Okay. It's you can pass the it's possible to think about we should do an echo. It's possible to do an echo faster. Okay. So guys, when you're ready, put something to the distension. I'm trying to take the other intrabone access, okay? Okay, just so I So I'm doing it. Okay. The broadcast, the gas. Okay. So think about hypoxia, we are now with the internet, and we put orgasmic tube. Okay, yes. Let's consider hypovolemia because if you have sure, we should and very blood. We got the chest. So guys, it's possible that it's an hemorrhage shock, so non-shock rhythm. Yes. And we have to do lipids, ringer lactato when you're ready. Yes, okay. I'm ready. So I have ringer lactato, 20 ml kilo, okay, in here. When you do, I have 15 seconds. Now, push. I need to push. So, I'm doing a push of ringer lactato, 20 ml kilo, now. Yeah. Anna, when you're ready, I need five, to go to the... 5, 4, 3, 2, one, stop. Change it, guys. I don't feel fast, guys. We are still in pair. Okay. Okay, continue. Bye. Okay. I need the blood is comes. So, blood count, electrolyte, and coagulation. Also, a cross reaction for the blood. Okay. Thank you. We have We suck the air. We have now So it's not hypothermic. We should consider toxics. The toxins. Toxics. I can take toxins. Just a moment. And put the urine catheter when you're ready. And think about we need a pocket for the company. No ultrasound, but she's It's possible the trauma is the closest. And
stop the hail from stomach, okay? I have an anosodastic, I try to... Okay, and the urine is blood, something in the urine? No blood. No blood, nothing. So guys, is it possible? Yeah, something to see in the skin now? Fracture, no fracture, nothing of this. So guys, continue. So thinking about 5 years old now in a shorter rhythm, we do the first adrenaline, how much for the second time? Okay, 50 seconds, we are perfect. And it's raised. It's possible that it's for hemorrhagia, and so hypovolemia. So we do just a bolus at 20 ml propylon in the gas in a flash. When will the blood be ready? Yeah. It's also ready the tranex. Okay. So guys, think about the tranex. It's correct to do the tranex. And we have blood too. Yeah. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Stop, guys. Check the pulse. Okay. I don't feel pulse. Okay. Continue, guys. Okay. Do the tranex. And then doing the adrenaline because we have to do the second epinephrine. At the same dose and a flash of Physiologica. Okay. And in here, I prepared also Tranex. It's 15 mg per kilo, so it's 375 mg, okay? And I can do it now, okay? Okay, perfect. We have the, we have the blood bag. It's cold, it's cold, warm, it's normal. The blood bag. Okay, so we should call the bag warm. It's cold. Yeah, so guys, we have to do two parts. Yes, the blood work. Yeah, yeah. And I think about the electrolyte, the calcium when we do the blood. We have the blood gas now. Okay, so we have a blood warmer, a bag warmer. Okay, so okay, perfect. The bag warmer. Now we do the like blood. It's okay. So guys, 1 minute. Yeah. And we are ready. We have to do in push. Okay. Okay. The blood bag. Okay. So I want to call for a second. Blood bag. Yeah. Blood bag and platelets and blood. Yeah, it's possible a massive transfusion when you're ready. Okay. So in here I start 15 ml kilos of blood. Okay. Yeah, just a moment. Can I feel again if I pass the hair? The hair pass bilateral? The hair pass bilateral? Hair is bilateral. Okay, perfect. You can hear with your compressions. Okay. I can hear. Okay. So, guys, 50 seconds. 50 seconds. Okay. And we are ready for the blood. Bottle is okay. It's now. It's 10 seconds. Guys, 5, 4, 3, 2, 1. Stop, check the pulse. I feel pulse, guys. Pulse. Okay, guys, it's possible with that we are in ROSC. Mm-hmm. So what about now the city consciousness? It's not conscious. It's not conscious. Okay. Feel the breath, he breathes spontaneously. Yeah. No, so no? Feel the pulse, guys, is there is... Yes. Yes, I feel the pulse. We are ROSC. I'm taking blood. Per lo scopo di chi vuole? Ah, lo scopo di chi vuole apposta per i prossimi. Certo. Grazie. Abbiamo una domanda. Sì, sì. Ce l'aveva? No. Ah, okay. Grazie. Non andiamo a fare
Questo vale come saturimetro? Questo è quello bianco. Ma che bello! 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 Come mai? Domanda io. Il bianco forse perché sono tre, no? Il nero non hai. Quindi giallo, verde e bianco. No, giro, verde. È perché siamo abituati a vederlo, cioè giallo, rosso. Nero, verde. Nero, verde. Cioè, è la visione nostra allora. Di solito invece tu le cinque. Vabbè, io te li va apro. Bene, va bene. Sì, sì. Ok. Allora, un bambino di 5 anni viene portato da voi, dalla mamma, perché è caduto da un albero, si stava arrampicando ed è caduto, verrà portato. Ok. Okay. Un bambino di 5 anni è caduto da un albero, lo stanno portando. Noi abbiamo Ambra al farmaci, Giovanni al monitor, Marta alle PAE, sì. Caterina al circolo. Sì. E Mario al dentivin, sì. Quindi anche il nostro CPR coach. Okay. Coach. Sì. Preferisci che nel caso già inizio a preparare una tavola rigida, se dopo non lo mobilizziamo più? Can I have a primary assessment? The patient is here. Conscious. Ok, PAT. I look conscious. Ok, unconscious. Collare. Collare. Ok, let's collare. Avevo un collare rigido, ok? Terzo. Ok, facciamo un CRB. Sì. Un punto. Accesso. Ok, Ambra prova a prendere un accesso veloce. Mi raccomando, il parametraggio 10, polso presente, valuto il respiro. Ho applicato il saturimetro. Ok, ma ferite le arti inferiori? A ferite. Le viere sono pervie? Vai con l'intraossia. Viere pervie? Ok, viere sono pervie. Provo a posizionare una Gedel. Sì. Tachicardia sinusale 97% di saturazione. Grazie Giovanna, la pressione si espande. Sì, ok. Elena, io ho aperto la terapia intensiva pediatrica al pool di ICU. Ok. Ho messo in ossia a livello perfetto. Ok. Anestesia topica, la lidocaina topica. Monitor pressione 86/50. Ok, bambina di 5 anni. Quindi sì, 80 è il quinto centile della pressione. Sì. Applico il termometro e prendo la temperatura. Sì. 36. Va bene. Io intanto vado se domani prima. Extremities. Extremities. 4 5 secondi. Abbiamo il tempo veramente allungato. Dolore a carico addominale, l'orfoglio. Elena, io intanto chiamo anche in radiologia, okay. E ordino per intanto una fast addome. Perfetto. E una fast torace e un RX torace. Okay. Sì. Puoi ripetermi l'età del paziente? 5 anni, 20 kg. Peso stimato 70, però tutto bene. Una tachicardia sul salto. Ok. Elena, l'addome è dolente e teso. Ok, ci sono ematomi, ci sono per lesioni. Valuto lo spoglio, segni di trauma. Ecchimosi. Ok, segni di precarico. Io metto segni di precarico. Io metto la soluzione fisiologica a la saturazione. No. Ok. Ok, la saturazione si sta abbassando, non è più fluidi ho messi. Non sento più la saturazione, ok? Non riesco più a prelevare. Posizione intanto la mentimassima. Ho ripreso anche la pressione. A 400 ml nel massimo. L'ossigeno lo portiamo al 100. 100% con questa qua. Ok. Con calma. Ok. Abbiamo un bambino politraumatizzato, sì, con l'ossigeno al 100%, sì, una pressione adeguata, sì, un accesso intraosso. Qui stiamo facendo dei liquidi preferibilmente riscaldati appena. Fatto riscaldati, già li ho messi. Perfetto.
abbiamo un problema di circolo perché sì. Il resto è veramente allungato. Ah, quanti sì, me... presenti? Quanti presenti? Ti confermo. Non ti male ora. Non ti male ora. Ok, quindi... Vai, questo bambino potrebbe essere ipovolemico per una emorragia. Mi raccomando, chiamiamo subito per il sangue. La pressione non è rilevabile. Il polso periferico è assente. Ok. Spogliamolo tutto, vediamo se ha traumi. Sì, all'addome non ci sono segni di trauma, sugli arti, cranio. Valuto la... Non esternamente. I fluidi 420 minuti, sì. Volevo dire solo questo. Sì. Valuto la W, e la risposta pupillare. Ok, perfetto. Pupille sono identiche, lo stato di coscienza e pain. Elena, vogliamo subito prelevare un emogas per la per l'emoglobina? Elena, è la recente posizione Magadella. Prendevo l'emogas e la glicemia. Ma tutto questo è 100? 100, ok. Emogas. Ok, che sente? Elena, ho posizionato Magadella perché è incosciente. Esatto, incosciente. E respira bene? Saturazione non è buona. Guarda, ok. Sì, il muro le passa bilateralmente. Ok. Temperature? Allora, pressione molto bassa, saturazione anche non sono rilevabili. Temperatura adesso, qualche cambiamento? 36. Ok. Dobbiamo fare un paracetamolo. Il paracetamolo è così. Ma il paracetamolo è grande? Ok, gli facciamo il paracetamolo in vena. Sì. Non si espande sul torace? Non si espande. Non si espande il torace? Cominciamo il 15. Lo riposiziono. Allinea le vie aeree. Controllo che non c'è niente. 250 mg endovena, fa il paracetamolo. Controllo le vie aeree. 15 mg. Sono verde. Vai, prova a ventilare. Prova le ventilazioni. Ti do il totale, un attimo. Com'è? Espande? No. Ok, sta espandendo. Allora, Marta, lo sosteniamo con la bag mask 100% di ossigeno cloroforo. La Gedel ce l'abbiamo. Quando puoi, pensiamo alla via aerea più avanzata. Sì. Perché questo bambino dovrà andare in tank. Va bene l'ecofast, spero che arrivi in fretta. Ok. Se per favore Giovanni passi alla ninja. Ok, grazie. E gli emoglobin due. Not yet, thank you. Elena, vogliamo mettere un secondo accesso venoso? Sì, Ambra, proviamo adesso che abbiamo mandato i fluidi, proviamo a mettere un altro accesso. Espande bene? Sta espandendo? Il monitor non funziona. Saturazione ancora non rilevante. Non l'abbiamo. Il refill come è? Un secondo accesso, ce la faccio? I'm checking the... I segni di precauzione. Okay. Dobbiamo fare non più di fluidi e di dopo. Ok, non sta funzionando quello che facciamo. Non riesco, no. Aspetta, un secondo intraosseo. Tutto qua un momento, sta peggiorando velocemente. Facciamo un microbolo di adrenalina e facciamo i fluidi, il push. Ok. Se no non ce ne usciamo. Posso suggerire per il secondo accesso un intraossea dato che veramente... Sì, la sto mettendo. Sì. Nel caso, se dovesse servire. Allora, aspetta. Sull'accesso che abbiamo facciamo un microgrammo pro chilo, quindi sono 20, giusto? Sì. Di adrenalina. Ok. Faccio l'adrenalina. Ok. Mettiamo bene l'infusione di soluzione fisiologica. È imposto la fisiologica, 400 in 20 minuti. Sangue. Ok. Un sondino che avevo messo per detendere lo stomaco. Mettiamo poi il sondino, sì. Provo a mettere la seconda intraossea, quindi ideale medialmente. Non ci sono. Idocaina prima, ce la faccio, metterne una seconda, ho fatto. Non ce la faccio. Ok, e poi metto. Sì, e Ambra ci prepariamo anche. Ok, quindi fluidi, col push. I fluidi. Fluidi. E abbiamo la adrenalina, ce la prepariamo per un'infusione eletta. Un gamma profilo minuto. Applichiamo il sondino nasogastrico per detendere lo stomaco. Aspiriamo dal sondino e vediamo se c'è sangue. Perfetto. No. And all the consultants we call no one. The emogas, the ABG we don't have. The okay. You don't have the ABG, no. The anesthesiologist says I'm busy. And what sounds like you are having trouble, do you is he awake? Is he alive? No, he's not. He's okay. Not awake. We need he's some alive. An advance. Yes. Yes, of course, but we need some of an advance. How do you know he's alive? Okay. Present?
Ok, io metto intanto la delirio. Il sorso periferico non c'è, il centrale è debole. Nel sospetto di un trauma addominale io chiamerei anche la chirurgia. Sì. Io me dici che il centrale è presente, dici che il centrale è presente. Pulse is here, it's present. No, it's not weak. Ok, c'è PR. No pulse, they are saying no pulse. You hear it, but no pulse. Ok, ok, vado. Vai col, aspetta, vai col controllo del ritmo. Vai. Vediamo se riusciamo ad andare. Come on. Vado. Vai. Vai. Praticamente è un PEA della traccia. Sì, è un PEA. Della traccia è un PEA. Se, se la traccia è questa e il polso non c'è, abbiamo attività elettrica senza polso. E Ambra, prepariamo l'adrenalina. Okay. 0,1 e quella di vita è una 10.000. 0,2 mg totali. Sì, secondo me bene. Ambra, quando vuoi vai, perché il ballo che abbiamo fatto prima era assolutamente... Faccio adrenalina, ok, 0,2 ml, faccio il push di 10 ml. Ok, abbiamo fatto la prima adrenalina. Ok, ok, salvo qui, perfetto. Abbiamo la seconda via, direi, mettono che cosa? Sì, mettiamo alto, vai Ambra, mettiamo il sangue. Metto il sangue a... Inizio con 5 ml, vai, vai, 10 ml, 10, 10. Okay. 200 ml di quello che si concentrato. Quinto, vado e metto il sangue a 10 ml pro chilo, sì. Quindi 200 ml. Okay. Abbiamo una saturazione che è al 98, riprendo la pressione, la frequenza è sui 180. Sesto, perfetto. Sesto, la frequenza la diamo noi, la frequenza la stiamo dando noi. Sì, sì, sì. È quella, Tra poco facciamo il controllo. È più o meno la stessa, dopo dobbiamo fare il controllo. Settimo. Ok, allora probabilmente il problema è l'ipovolemia, l'ipossia la stiamo gestendo, l'ipoglicemia non c'è. Dobbiamo ripreparare magari di nuovo l'adrenalina. Ottavo, l'emograsso, preparo la seconda adrenalina. Sono pronta con la tessera mozzata? No, sì. No, ok, a posto. Sono l'adrenalina, proviamo. Al prossimo risk check proviamo la nono. Ok. Vuoi fare gestione via aerea avanzata? Al decimo ciclo proviamo una gestione avanzata delle via aeree e loro si cambia. Decimo, prova gestione avanzata delle via aeree. Il polso centrale presente, periferico assente. Assenti? Sì. Centrale presente, periferico assente. Okay, vediamo. Qui abbiamo una tachicardia su 6 a 7 secondi. Posizionalo in tidal sensor. Vedi se ventila la Caterina. Ventila? Posizionalo in tidal. No. Ventila, sì, sì. Ventila. Ventila, okay. Sta ventilando. Ok, grande, ce l'abbiamo fatto. Continuiamo così. Andiamo avanti. Ok, ok. Facciamo un assessment, abbiamo fluidi. Ok. Ho messo a posto io, mentre posso giocare. Ah, sì, sì, posto. Cioè questo c'era una frequenza di 180 e non c'era il polso. Ma loro mi hanno detto più volte non aveva polso, quindi non era. E quindi come se ci avessi una TPSV, come c'è sempre un po' di pea. È un pea, a quel punto diventa... Ok, bravo. Io sentivo un polso. Beh, cioè, era un aspetto. Prima che una TP, no, potrebbe essere una falsa SVT. Una falsa SVT? Perché era un po' questo, però noi ci siamo proprio così. Vabbè. Ho ricoverato questa notte per la presentazione per vomito di diarrea. Mi chiama l'infermiera che è più sonnolento rispetto a prima e dice di non sentirsi bene. Quindi voi arrivate al reparto e il monitor è già, cioè la saturazione è già applicata. Ok, allora okay. Sono Enrico, data manager, compressor, airways, monitor and drugs. Ok, allora, how is the aspect of the patient? How is the aspect of the patient? He's just moaning and saying he doesn't feel well. Si lamenta, dice che non si sente bene. Ok, colorito? He's okay, he's a little pale. Un po' pallido, però. Un po' pallido, ok. Lavoro respiratorio? No distress. Ok. The airways are open. He can maintain open. No secretion, no nothing. Ok. But there is a restrained rhythm. Allora, un'aritmia, le ondepile vedo. Vabbè, possiamo chiedere se... Non sento il polso.
Ok, ok, è una... Forza già. Ok, perché non si prende. Expansion. Ok, ha già un accesso venoso o dei farmaci in uso. Ok, e quindi... E ha un accesso venoso con fluidi. Ok, che sta andando. Peripheral pulse. Ok. Ok, vediamo la D ancora. La D, ok. Pupils. Ok. Ok. Take an ECG, okay, because the rhythm is not regular. The simulation is okay. Okay, ho fatto l'ECG, 12 derivazioni. Ok, what is? Epacomegaly, splenomegaly. Vibrazione ventricolare. Ventricolare senza polso, quindi è un FEA. Ok. Apriamo il polso, ok, quindi attaccate le piastre. Perfetto, allora io preparo la tenosina. 20 mili, Laura, carica per la sincronizzazione. Ok, siccome ha accesso io posso somministrare la tenosina 0,1 mg chilo. Ok, richiamo il cardiologo. La tenosina, giornalo, braccio, io sono pronta per la sincro. Ok, ci siamo. Laura, abbiamo iniziato a somministrare. Mi devo stare. Ha scaricato? Siamo ancora in tachicardia. Ok, vi comincia a polso. Forza? No, non c'è. Forza c'è? Forza c'è. Ok, io sto sbagliando l'idea. Ok, la carichiamo a 2 joule per chilo, quindi 40 joule. Sì, ho 50. Vai con 50 carica. È il micro. Devo dire tutti via l'ossigeno. Carica, scarico. Devi caricare. L'ho caricato? Apply tension. Carico? Ok. Hai scaricato quanto? 2 già un profilo perché hai fatto la stessa. In sincro. Ok, c'è il posto? Per via. Questo è ok. Ok. Ancora 2. He's conscious. Ancora 2? He's conscious, he's just moaning and... Ok. Allora maybe... Ok, teniamo la ventilazione. Intanto possiamo provare a chiamare i cardiologi per chiedere una cardiofarmacologica. Abbiamo già avvisato. Sì, ma per chiedere se possiamo fare la miodarone. Ok. Perché non ha funzionato. Sì, sì, sì. Ok, so can prepare, che cosa ti ha detto telefonicamente? Ti ho curato. Ma possiamo farlo? No, state che sono in ritardo. Perché? Che sei in tachicardia ventricolare? Tachicardia ventricolare. Ok, pensiamo che non avrei dato in tachicardia ventricolare. Ok, dobbiamo fare gli esami. Facciamo gli esami. Allora, prendo degli esami. Fai un EGA. Ok. Ok. Emocromo, faccio anche un destro per la glicemia. Chiediamo la glicemia, temperatura buona. Certo. Okay. Ok, inviamo gli esami, quindi ok, il gas e gli esami. La temperatura va bene. Farmaci che sta facendo durante il ricovero. Okay, sì, per un sample. Sì, staccati per un sample. Her airways are open, can he maintain open her airways? Soluzione fisiologica 24 kg, quindi 400 ml in
bolus, bolus. È soluzione fisiologica. Okay. Bolus. Ok. Lucia, probably the potassium cause of the tachycardia is the potassium that they added to the fluid. So like, is okay. The blood gas is that? Yeah, what do you want to know? Okay, so the reaction? 7.2. Okay, potassium? 8.6. Okay, potassium 8.7. Quindi potassium è alto, facciamo il calcio gluconato, raga. Allora, calcio gluconato, 100 gluconato, Sara, per la correzione, 100 mg chilo, quindi 100 per 20, 2 grammi? Sì. Se è CG patologico. Ok, perché è CG, sempre come CG patologico. Sì, lactate quindi, is fine. Ok. Lactate is fine. Ok, but we now have potassium. Potassium with calcio gluconato al 10%, essendo il potassio maggiore di 7 con il CG patologico, siamo quindi a 100 mg chilo, quindi 2 grammi di calcio, calcio gluconato. Okay, stop. I call the cardiologist once again saying that we have a cause for the tachycardia, sorry, for the zero tachycardia. Ok, vediamo okay, se so, risponde. The airways are open. He can maintain open. Ok, DB. He is conscious and the saturation is 19.7. Ok. I put him... La pressione. Il bolo è finito anche, Sara. The bolo. Allora, già abbiamo fatto i boli a 400 ml. Ok. 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 The capillary fill. Un attimo. 45. Ok. Perfect pulse. Ok. Chiamo un'altra volta l'ICU per... Anche per... Ok. La pressione. Vogliamo fare un altro modulo? Sì, no, ragazzi. Allora, prepariamo la mia barone anche per quando arriva il cardiologo, eventualmente per una cardioversione farmacologica. Ok, yes. Il suo cema è debole. Ok. Okay. Possiamo fargli un'altra dose. Dopo 5 minuti possiamo fare un'altra dose di calcio gluconato se non dovesse. Ok, l'abbiamo fatta 4 minuti. Okay. Esatto. Ok, Annie, chiedi segni di sovraccarico, turgore giugulare. La un'altra pressione, per favore. Cioè, turgore giugulare. Forse stiamo facendo il... È uno shock sicuramente cardio, cioè cardiogeno. Abbiamo eliminato dall'iperpotassiemia. Yeah. Ok, hai liquidi su forse e della pressione è bassa, forse possiamo pensare di supportarlo con l'adrenalina. Okay, ok, possiamo fare tipo un'adrenalina. Sì. E io penserei prima alla mia darone però. Sì. Okay. Facciamo la mia darone. Vuoi fare la mia darone? Quindi facciamo la mia darone a 5 mg chilo. Per 20, 5 per 2, 10. Quindi sì? 100 mg di amiodarone. Tentiamo la cardioversione farmacologica. Quindi ho preparato e somministro 100 mg di amiodarone. Aspetta. Con parte dell'andar-T, aritmia, 142 di frequenza cardiaca. Ok. Can we perform another EGA? The nurse calls you because he doesn't feel very well, he says he doesn't feel well, and he is sleepier than before. He is less reactive than before, so the nurse calls her. Put your gloves, put your mask, and we will go to see him. Okay, hello, bye. Can you put off his clothes? Yes. Are you in? Are you in? Is he reacting? A little bit? No? Okay, perfect. Is he breathing? He's breathing. Okay, and what is his skin color? He's a little pale color. Okay, so we have a quick look, not normal. Lisa, you will take the airway and respiration management. Corentin, the circulation management. Chloe, you will help us with the drug. And Loralis, with the disability. Okay. And you make the recorder and you help me if we need. Yes. Can you check the airway? Are the airway clear? There is no secretion in the foreign body. Okay, and he was reactive, so the airway appeared. The respiratory frequency is 28.
How is the work of breathing? Is there any question? He's not breathing at all? No, he's not working. Okay. He's breathing and there is no sound. Can I hear any abnormal lung sounds? No, no. It's normal and symmetrical. Okay, and the oxygen rate is 98. Breathing is okay. So we have free airway and stable on the respiration sector. Can you go to see his medical information? Yes. If we have results of the nurse or the model to check information. And Corentin, can you evaluate the circulation? Yeah. The heart rate is 118. What about the refill time? 1, 2, 3. 4 to 5 seconds. Okay. 4 to 5 seconds. Do I have a pulse here? Ah, I can try to find. Okay, I have a pulse here, but I have the radial wall. Okay. Is there any hot cold lines? Any hot cold line? Hot cold line? No. No. Is he model? He's a little pale. He's not model. Okay. And okay. There is no purpura. You say. Purpura. No. Okay. Do I have any hepatomegaly? You don't have a hepatomegaly. Okay. I think the scope is abnormal. Okay. Can you check the pulse? The ball, please. Well, do I have a pulse? I have a pulse. Okay. Is he breathing? He's breathing. Okay. It's a tachycardial fever, tachycardial ventricular with pulse. Please put the defibrillator, and we will shut to make a cardioversion. But can you stop the perfusion? It's conscious. Yes, please stop the perfusion, because I will explain you later. So you put the defibrillator, 1 joule by kilo, about 20 joule, on synchronized mode. Can you prepare ketamine intranasal, 1 milligrams by kilo, so about 20 milligrams to it. Yeah. Tell me when it's good. Is he still conscious? The conscient is still... He still have a pulse. He still have a pulse? Okay. Tell me if he doesn't have more pulse. Can you make the analgesia? Okay, the weight is 20 milligrams, please. What do you give it? Ketamine. 1 milligram per kilo. Okay, he's still conscious. Do you want me to charge? Yes, charge. He's still conscious. He's still conscious. Okay. Still conscious. Can make reactive or not reactive at all? He's reactive. After ketamine, still reactive? Oh, he's conscious. Okay, you can charge it. Okay, I'm charging. Synchronized, 1 joule per kilogram. Okay. Okay, I can charge now? Yes. Okay, it's charging. 1 joule per kilo? Yeah. Oxygen please. Away? No, okay. 1 meter for all of one. Clear please charge. Wait, it was too hard. Okay, it's charging. No, okay. It's charged. Please check. I'm charging. Yes. It's charging. Okay. Charging. Yes. Okay, charge deliver. We analyze the rhythm. Okay, still the same. We have a pulse. We still have a pulse. Maybe we still can breathing? Do a blood sample. Yes, we can make another one. And Laurelis, can you prepare a blood sample? But yes. There is potassium in the perfusion. We don't know how much, so it could be an hyperkalemia. Okay. Prepare. Okay. Do you want me to charge again? Can you? Yes, please. 2 joules by kilo. Okay. You make a blood sample with gasometer and ionograms, and then you can prepare. Can I do a blood sample? Okay. You charge? Okay, can you prepare after? Yeah, I need to the what you said. Gasometry. 1 meter? Yeah. I still have a pulse. 1 meter? 1 meter and okay. And that's it. Can you prepare gluconate of calcium? Can you check the dose for 20 kilos? And later you will prepare insulin and glucose. Okay. And we can also put in a mask with salbutamol. No. Maybe we have no muscle. You can make 5 milligrams. Tell me if it doesn't have a pulse, please. Do you need a mask? Mask, yes. I can have a pulse. Salbutamol, 5 milligrams. Yes. Salbutamol, 5 milligrams. Yes. Okay. Gluconate of calcium? Tell me. Gluconate of calcium? Yes, 3.6. Okay. Calcium is 10. Calcium 10. Calcium 1.2. And caffeine?
option 10? Something? No? Il piacere il segno. Ok. So, 40 and ok, so please make a point. Yeah. We have tachycardia. Yes, with hypercalcemia and hyperkalemia. Yeah. So please don't do the glucose. No, but hypercalemia. Hyperkalemia, 8. 8. So let's make salbutamol aerosol. Start with salbutamol aerosol with high concentration mask and please add insulin plus and glucose. When it's done, tell me. Insulin, glucose? Okay. Do we have something? Is it still risen? On a fait des bicarbs. I have insulin glucose. Do you want me to do insulin it? Insulin plus glucose? Yeah. Okay, yeah. Pass it. And okay. Then we will make bicarbonate. It's ready, bicarbonate. Okay, I'm doing the insulin glucose. Okay. Should we check again? Insulin glucose is done. Okay, you have to. Here is the bicarbonate of the success. I can put another one. And we will make another one cardioversion. Yes. Still 2 joules by still kilo. Still la conscience. He's still conscious. He's still breathing on his own. Okay. And I still have a pulse. You can charge it, Loralis, please. Rhythm is better. Wait. Yes. Wait. Rhythm is better. There is okay. Please stop the defibrillator. Yes. Do we still have a pulse? Yes. Okay. Okay. Let's make a pulse. We have a boy, 5 years old, who presents ventricular tachycardia and hyperkalemia and hypercalcemia. We make 2 cardioversion treatment of the hyperkalemia and now we have a sinusal rhythm. Let's make a new assessment of the situation. Okay, reactive. Okay. Okay, can you just reset? Yes. We can try. Infant was admitted for respiratory distress. The nurse noticed it was breathing faster and it was sleepier than before. Yeah, so okay. They go into the room. Can I ask you the body color of the patient? He's a little bit pale. Pale? Okay, yeah, and he responds to the verbal stimulus? He's a 3-month-old too. Just like sleeping. Sleeping, yeah, it's a pee maybe. Okay, yeah, we can. Put the baby on the and start with the primary evaluation, monitorizing him, and so you can start with the airways. Are the airways patent? Okay. Are there any suppression? Suppression? No. I can feel him breathing. There's no pathological rumors. Breathing okay, breathing fast. Okay. Yeah, Laura. I take him in. I position him the neck. Neutral position. Neutral perfect. Position. Yeah. When you are start, Laura, you can listen. I can feel the central and peripheral pulses. Yeah. The hemithorax is expanding symmetrically. Okay. Okay. Alessio, if you are ready, give me parameters. Saturation 93. Yeah. The frequency is 129. Yeah. And the rhythm. Yeah. The respiratory frequency is 40, we can start with oxygen, with the mask, no rebreathing mask. Is 40. Yeah, oxygen 100%, 12 liters per minute. You can please take a line, Rosie. I hear some problems bilaterally at the auscultation of the thorax. Okay. Can I know the time of refill? It's like 3 to 4 seconds. Okay, there are signs of preload, jugular distension, or liver. He has a little bit of jugular distension. Jugular distension. Okay, thank you. Elsa, can you take the Gadel if the baby is 159, is increasing the... Am I able to take an Ibuline? 162. Am I able to take an Ibuline? You try. Yeah, try. I can't. For 2, the blood pressure is 5/43. Okay, so it's okay for age. Okay. Yes. Have we got to the Ibuline? You try that. Okay. Meanwhile, I'm exposing the baby. I see any lesions or something like that? No. Nothing? No. Okay. Ensa, can you evaluate the pupil, please? Okay. How are the pupils? The pupils are symmetric and reactive. Okay, thank you. I want the temperature, please, on the monitor, and also the... Can I talk to someone about the patient? Okay, the peripheral pulse is weak now. Yeah. What you have... Concentrated pulse is 6.9. Okay. You want to... Concentrated pulse. Okay.
Okay. Yeah? Okay. Okay, so the saturation is 95, the temperature is 77.1, okay. The frequency is 40, okay. 85 and 42 the pressure, and the frequency 166, and the rhythm is C+. I want an IO access now, because the refill time is a little bit pathologic, so... We have to reach to get the IV line, right? You got one IV. Ah, okay. We got IV. Okay. We have the flows because the... Yeah, so we have to start with the slow bolus of 10 milliliters per kilo in 20 minutes, please, of Vasalin. We have an estimated weight of the patient. Okay, thank you. Meanwhile, I want an EKG because there is an higher frequency. Okay. Derivation. Thank you, 12 derivation. Some information on the sample. Okay, he had a lot of respiratory distress and he was feeding poorly, so they took him to the ER, but he doesn't take medication. He doesn't have a story of heart disease or known heart disease, and he was eating but poorly, so last time. Yeah, any sign of precharge, for example, liver or... Okay, so now let's start the bolus, 10 milliliters per kilo, 50 milliliters in 20 minutes. Okay. Perfect, slow bolus. So right now, guys, there is a child of 3 months that maybe has a cardiogenic shock because it has precharge and it's a pre-shock because it's a normotensive now. So we start with a bolus but slow. I want to call the cardiologist that it's possible to do some echo ultrasound bedside. Meanwhile, the cardiologist come to see this baby. Yeah, I'll come in a little bit, but I'm going to have 20 minutes. Yeah, but I have the ultrasound bedside or... No? No? Okay, thank you. Okay. I want some exams by the IV line, please. And for example, to take also a second IV line. Yeah, but first the samples, and I want the hemoglobin analysis venoso for electrolytes, and also a glycemia by destro, please. Okay. So you have done blood exams for blood counts, PCR, emergencies. Yeah. Glycemia done, which is the glycemia? Glucose is like 85. Okay. 85, okay. So I try to get the second IV line. Yeah. So, Laura, can you reevaluate the distress of these patients if the precharge incremented during the bolus or not? Yes, if the tension of the jugular is worsened. Worsened? A little bit more. Okay, and can I feel can the you liver? Call the okay, we have extension of the liver and the crackles, I hear the same. Yeah? Yes. Okay. And the time of refill? The refill time? The refill time is like 5 seconds. I'm also calling to a okay. It's getting worse, so we don't know if the shock will... It's a pre-alert because it doesn't better with our interventions. I suggest to do the bolus slowly, 30 minutes, and We can start with the furosemide. 1 milligrams per kilo. Yeah. 5 milligrams. Okay. And I want also to prepare to think about an inotrope to sustain the circulation after the bolus. Yes. The force is 5 milligrams, 1 milligrams per kilo. Yeah. Central pulse is present and peripheral is weak. Okay. The sinus tachycardia, the QRS is narrow and the P waves are present, 159 on the RAS rate, 19.4 saturation, and the blood pressure is the same, 85 on 43. So the distress of the baby at the saturation is not better with our intervention, so I want an X-ray chest to investigate these crackles, so I call the radiologist too. We make a furosemide now, and I want to catheterize the baby to see if the urine comes out. Please, Rosie. Small. Okay. I have done also the hemoglobin analysis. Yeah, thank you. Do we know the results? Any results of the hemoglobin analysis we made? No. Okay, thank you. Yes. Okay, can we reevaluate the patient from the A? The patient is conscious, is responding to the pain. He's conscious, he's just sleeping. Yeah, okay, he responds to the pain stimulus. Only this pain, okay. We have, Okay. Continue with this. Yeah, we are patent. Yeah. Okay. Are there any suppressions? No suppressions. Okay.
Okay, at the auscultation, I hear always crackles. The central pulse is present and the peripheral is always weak. The refill time is 5? 6 seconds. Okay, so it's going worsen. And yeah. Sorry, Laura, we have prepared the continuous infusion of epinephrine. Yeah. 0.05 micrograms per kilo, that is 0.25 micrograms. Okay. Not per minute. Continuous, yeah. Per kilo for a minute. Okay. Yeah. Okay, guys, so we start an infusion for a cardiogenic shock, but we don't have the ultrasound or the X-ray or something like that suggests that it is the cause of the shock. But we can exclude some obstructive shock because the thorax expands symmetrically, so there is no pneumothorax after the auscultation too. Your X-ray is down with a big heart, and the cardiologist is coming to do. Thank you. Okay. Scusate, questo è verde, vero? Le cose in verde. Ah, scusa. Giusto? Questo è verde. Allora, c'è un lattante di 3 mesi, è stato ricoverato per difficoltà respiratoria. L'infermiera vi chiama al reparto perché ha notato che inizia a respirare più velocemente e appare più sonnolento rispetto a prima. Okay. Voi arrivate nella stanza. Ok, abbiamo il peso di questo lattante? Five kilos. Ok, allora ragazzi, sono chiamato per questo lattante di 3 mesi che è ricoverato per difficoltà respiratoria. L'infermiera non lo vede bene, quindi ci ha chiamato. Ci dividiamo i ruoli velocemente. Lisa, tu starai alle vie aeree. Chiara, tu alla C. Giorgio, tu mi aiuti come observer. Valeria, tu mi aiuti al monitor. E Lucia, i farmaci. Ci mettiamo i dispositivi di protezione individuale e ci prepariamo ad accogliere questo bambino. L'aspetto com'è? È vigile? Ok, come sta respirando? Fast. Ok, magari intanto che finiamo il bat mettiamo già una maschera ad essere guarda al 100% perché cazzo sta respira veloce. E la pelle com'è? Aspetto qua. Ok, quindi è un po' amarezzato. E iniziamo a mettergli anche i monitoraggi, quindi Valeria dimmi pure quello che stai mettendo. Ok, allora io ho posizionato la saturazione, ho posizionato gli elettrodi e posiziono anche il braccio della pressione, prenderei anche una glicemia stick, okay. E la temperatura. Okay. Perfetto. Ha già un accesso? Ok, non ha un accesso. Okay. Allora prepariamoci anche per un accesso venoso, okay. Perché dall'aspetto questo è un bambino piccolo. Did I get it? No. Ok, facciamo un secondo tentativo. E inizierà una valutazione a BCDE nel frattempo. Di Daggetti? Yeah, perfect. Ok, al secondo tentativo ce l'abbiamo. Intanto tirati su del sangue per degli esami, così okay. Te lo dico più avanti quando andiamo avanti con la valutazione a BC che cosa fare. Ok, I bring some blood for exam. Ok, and then we... Lo vediamo in base alla valutazione a BC. Okay. Partiamo pure, Lisa. Allora, lo posiziono in posizione neutra, sniffing position. Le vie aeree sono pervie, ci sono secrezioni nelle prime vie da aspirare? Nulla, ok. Con il posizionamento della maschera con reservoir, lui è migliorato dal punto di vista della saturazione? Beh, la saturazione non lo sappiamo, il respiro. Saturazione 94. Sta andando un po', ok, sul 94-95. Ok. Respiratory rate? Respiratoria. Okay. 40 di frequenza respiratoria, ok, quindi un po' tachipnoico. Sì, alza. Ok.
passiamo pure alla B, ragazze. Il torace si espande in maniera simmetrica. Valeria, tu vedo che hai messo le placche. Ci sono segni di distress respiratorio oltre alla tachipnea. Okay. Ok, sentiamo pure il proseguo fuori. Con sembra di sentire un ingresso bilaterale, okay. Presente a destra e a sinistra, okay, i polmoni, perfetto. Mi sembrano ventilati entrambi. Va bene, il torace si espande simmetricamente. Ok, andiamo avanti con la valutazione di C, ragazzi, intanto. Ok. Non ho capito. Senti il polso brachiale. Ah, crepici. Sono i crepici bilaterali. Bilaterali, ha detto. Ok. Ok. Okay. Ok, sto sentendo il polso, lo sento. Polso brachiale. Ok. Lo senti? Sì. Ok. Periferico. Un allattante, quindi non so se lo senti. Ok, andiamo avanti. Ok, e le sperimentali, extremities. Ok. Hot or cold, the extremities, the hands and feet. Calde, fredde o calde? Little bit cold, ok. Ok, il refill capillare, refill. Okay. Sta diventando più tachicardico anche. 60 di frequenza cardiaca in aumento. Allora Lucy, intanto visto che vedo questi parametri qua, stiamo finendo la valutazione di C, però io avvierei comunque un bolo, intanto facciamo da 10 pro chilo perché potrebbe essere anche uno shock cardiaco. E anche ripetiti. Team leader, posso sentire i segni di... Intanto se sentiamo segni di... Epatomegalia. C'è epatomegalia. C'è epatomegalia, okay. Allora, visto che non sappiamo, potrebbe avere anche comunque una componente di ipovolemia, io avvierei cautamente. È proprio un'epatomegalia franca? Centimeters? O just sulla allargata? Boh, vabbè. 3 centimetri. Allora, non facciamo il volo, ragazzi. Io avvierei subito un inotropo perché rischiamo di sottocaricarlo. Che non l'ha mandato degli esami. Allora, adesso, visto che comunque il sospetto è quello di uno shock cardiogeno, visto i parametri, gli esami che faremo sono emocrono con formula, facciamo comunque degli indici di flow, funzionalità renale, funzionalità epatica e l'ETA, che ci serve per capire. E indici di danno cardiaco. Facciamo gli indici di danno cardiaco e abbiamo subito un'infusione continua, direi. Potremmo fare anche il mirinone in realtà, visto l'età del bambino. E potremmo fare un 50 microgrammi chilo di mirinone, ok? E lo facciamo in un'infusione in 15 minuti, ok? Proviamo da subito. Mirinone. So, I will administer 5 kg, quindi 250 microgrammi. 250 microgrammi di mirinone in vena periferica in 15 minuti. 15 minuti. Okay. Ok, perfetto. E faccio un ECG a 12 derivazioni. Sì, facciamo subito l'ECG. Sì, vado a chiamare il cardiologo. Non vedo più una pressione, ragazzi, però la sta accadendo adesso, è una pomatica di meno che è arrivata. Abbiamo fatto un ECG a 12 derivazioni, è quello che vediamo lì. Ok. E anche l'anestesia. La pressione sta scendendo, 66 su 35. Okay. Aiutatemi a posizionare la tavola finale. Sì, prepariamoci anche con la tavola perché potrebbe andare male in arresto. Io, team leader, posiziono anche un catetere vescicale per monitorare la diuresi. E preparati anche un secondo accesso, Lucy, perché si sta scompensando. Sì, facciamo sempre un momento se c'è un medico di reparto oppure un genitore a cui possiamo parlare. E intanto che sta facendo il sample, noi we are going on with the evaluation. So per la D, ADPU, what is neurological settings in the ADPU scale? Very sleepy. Okay. Va bene. La glicemia ce l'avevamo, era a posto. La pressione è ancora in calo, 61 su 33, adesso non è verificabile. Ok. Le pupille. The pupils.
any signs on the skin other than modeling? No, just modeled. Just modeled, okay. I'll try with a second access. Secondo accesso? No, okay. No, ok. Facciamo un altro tentativo, però se no dobbiamo provare a mettere un intraosseo. Okay. Sì. Facciamo a second try for the second intra... Ok, sì, al secondo tentativo, sì. Perfetto. Della E ci manca la temperatura. Temperature? 69 su 29. Sentiamo il sample. Allora, sostanzialmente un in leader. Come? Un inotropo. Sì, l'inotropo sta ancora andando perché in 15 minuti il birrinone. Hai preparato una base one? Ne prepara un altro? No, in questo momento no, perché abbiamo un inotropo che sta andando, quindi non lo farei. Ok, sostanzialmente. Sorry? Quali macro sono? Abbiamo messo su un pochettino di tempo fa. Ok, andiamo a sostanzialmente è un bambino sano, senza allergie, non prende farmaci, negli ultimi giorni stava mangiando di meno, aveva difficoltà a respirare, è stato ospedalizzato da poco e urinava anche di meno. Quindi va bene, io valuterei comunque anche di fare, possiamo provare a fare un volo lento comunque, visto che stava mangiando di meno, potrebbe esserci anche una componente ipovolemica, quindi da 10 pro chilo. Sì, 50 millilitri. Di soluzione fisiologica in 20 minuti nel secondo accesso. Fatto. Mettiamo il catetere. Il catetere ce l'abbiamo già per valutare la diuresi. E rifarei comunque una rivalutazione primaria adesso che abbiamo fatto queste cose, quindi le vie aeree. Allora, le vie aeree sono pervie, quindi sempre in posizione neutra, le vie aeree sono pervie, ci sono secrezioni nelle prime vie da aspirare? No, ok, la saturazione è quella monitor, con una, quindi 98% con la maschera non rebreathing, reservoir ossigeno al 100%, 98%, frequenza respiratoria di 40, il torace si espande sempre in maniera simmetrica, oltre alla tachipnea ci sono altri segni di distress respiratorio? Allora, scusate, mi interrompo un secondo, abbiamo degli esami di questo bambino o non ce li abbiamo ancora? Lega? No, ancora niente, neanche Lega. No. Ok. Team leader, considerando l'impegno respiratorio, lui ancora positiva, lo aiutiamo con un po' di pressione positiva, con una maschera low inflating, una Mumbai Vieni, lo supportiamo per dargli un po' di pressione positiva, aiutarlo un pochettino a respirare, a migliorare la tachipnea. Sì, visto che anche i crepiti possiamo farlo per ridurre l'edema polmonare, magari lo possiamo anche posturare un pochino mettendolo seduto, visto che forse è una componente anche di edema polmonare. Team leader, io forse un altro questa è la pressione presa di nuovo un'altra volta. Sì, questa era di 4 minuti, questa di 4 minuti fa. Okay. Il cardiologo l'abbiamo chiamato e stiamo aspettando anche per Prima sta arrivando. We are waiting for the